Ma ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale Zabaglione03. Ragazzi, oggi finalmente siamo qui con un nuovo video di Però Fortnite. andremo a parlare del nuovo aggiornamento, di che cosa ci sta in game e anche che modalità hanno messo. Prima di continuare col video però vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovo video che uscirà sul canale in futuro. E poi vi ricordo di commentare sotto nei commenti che cosa poi ne pensate del nuovo aggiornamento, che poi vi dico anche che nel corso del video. Quindi mi raccomando, non interrompere il video, ma guardatevelo fino alla fine. Vi ricordo anche di lasciarmi un bel pollice in su per supportare me, per supportare questo video, lo short che andrò a fare dopo questo video e anche per supportare ovviamente questo canale. Quindi cominciamo subito a parlare delle varie cosette. Allora, si comincia a parlare, noi andremo a cominciare a parlare dello shop. Ragazzi, sì, perché se non è errato quello che sto dicendo, dovrebbe essere uscita finalmente una skin che da un po', effettivamente dall'inizio di questa season è che se ne parlava. Ebbene, sì, sto parlando della skin di Iron Man. La skin di Iron Man oggi, con l'arrivo del nuovo aggiornamento, è arrivato Iron Man. È cambiato qualcosa in mappa, ragazzi? Sinceramente no, cioè non è cambiato assolutamente niente. È cambiato solo un punto dove, se voi ci atterrate, dovrebbe spawnare una delle casse come quelle degli Avengers. Non so se ce l'avete presente, no? Quelle scatole, quelle chest larghe così, leggendarie, ecco, quella cosa lì. Come faccio a sapere queste cose? Bene, ragazzi, è facile. Io mi documento prima, mi sono spoilerato varie cose, tra cui questa è la cosa prossima che andremo a parlare. E che altre modalità hanno messo? Hanno messo, se non erro, in modalità Lego Mini Pass con varie ricompense e mi sembra c'è anche un'immagine di Bananita in versione Lego. Sostanzialmente queste sono le novità e non ci sono altre novità almeno per il momento, quindi spero che vi sia questo video vi sia stato chiaro. Non era mia intenzione effettivamente spoilerarmi tutta questa cosa, ma visto che ho detto voglio fare un video fatto come si deve, voglio spoilerarmi alcune cosette. E infatti ve l'ho spoilerate. Vi ricordo anche un'altra cosa prima di chiudere il video. Per concludere, volevo ricordarvi anche un'altra cosa, ovvero che alla fine di questa season ci sarà la season OG di Fortnite del capitolo 2, quindi dovrebbe essere quella con Mida e la season anche con l'agente Bananita, mi sembra, quindi tutta quella season anche dove c'era compariva anche l'agenzia. Pure per questo ci sono delle novità, però non ne parliamo in questo video, ne parleremo in un prossimo video riguardante proprio questo argomento qui e dove ovviamente ne andremo a parlare, a trattare a 360 gradi, almeno per quello che si sa fino a mo. Detto questo ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, commentate, condividete e noi ci rivediamo con un prossimo video dal vostro Zabaione qui sul mio canale di Zabaione03. Ciao ragazzi!